Molti di voi mi hanno chiesto: ma com'è la vita di Leo? Altri si saranno chiesti: com'è la vita di un camaleonte o di un rettile chiuso in una casa? E ad altri ancora non fregherà nulla. Però oggi sono qui per farvi vedere in pochi minuti la vita di un camaleonte. Io e Leo abbiamo una vita abbastanza simile, non dico proprio uguale. Tutte e due ci svegliamo con gli occhi distrutti. Certo, lui non si lava i denti. Lui non ha bisogno di farsi la barba. E tanto meno di rifarsi il letto, anche perché dorme sullo stesso identico ramo ormai da mesi. Beh, comunque voi vi starete chiedendo come mai io e Leo, comunque la sua vita e la mia, sono più o meno simili. Beh, diciamo che entrambi facciamo colazione. Certo, ovviamente c'è chi fa colazione con cose, diciamo, normali e c'è chi fa colazione con, beh, ecco, cose normali per lui. Sì, questi vermi fanno abbastanza schifo, sì. Entrambi abbiamo voglia di esplorare. Certo, chi il mondo e chi piccole parti di una casa che magari non ha mai visto neanche interamente. A volte veniamo accontentati. A volte ci arrendiamo o ci arrangiamo a seconda della situazione e decidiamo che si sta anche bene, diciamo, sul nostro ramo di fiducia. A entrambi piace esplorare, è una passione che abbiamo da sempre. Ecco, un altro motivo per cui siamo simili. Diciamo che esplorare anche le camere piace a entrambi, come potete vedere. Siamo simili anche perché abbiamo sempre voglia di fare nuove cose, assaggiare nuovi cibi. Certo, lui non ha molta varietà, però fare nuove esperienze, conoscenze, magari chi lo sa, comprerò un altro amichetto per Leo un giorno. Comunque, sì, ecco un altro motivo per cui io e Leo siamo comunque abbastanza simili. A entrambi piace stare al computer, chi per un motivo, chi per un altro, però comunque ci tiene a farmi compagnia e ad arrampicarsi sul mio braccio anche nei momenti non opportuni tipo questo. Leo, dovrei lavorare, se magari... dai, grazie. Diciamo che comunque un po' d'aria non fa mai male a nessuno e poi so che sotto sotto l'aria fresca a Leo piace. Però allo stesso tempo adora anche stare dentro la teca, per cui facciamo un po' e un po'. Certo, abbiamo due modi di fare completamente differenti, essendo io un umano e lui un camaleonte. Per esempio anche il modo di bere, che per lui è un attimo, diciamo, particolare. Questa è la sua fonte primaria di acqua, ecco. Gliela spruzzo un po' così nel terrario e lui, quando vuole, va lì e lecca tutte le foglie, prende l'acqua, assorbe l'acqua, fa un po', diciamo, fa il cazzo che gli pare qui dentro, è il re di questa mini foresta, ecco. Beh sì, ovviamente anche il modo di mangiare è diverso. Lui mangia qualcosa di diverso, ma è anche normale così. Quando dico che io e Leo siamo simili, io intendo, diciamo, noi tutti, poiché io, come voi, come Leo, possiamo affezionarci. Certo, non avrà mai la mia stessa passione per le scarpe o non potrà, diciamo, affezionarsi a oggetti, però adesso vi spiego cosa intendo. Quello che intendo è che proprio come noi esseri umani, diciamo, Leo, i camaleonti, si affezionano a chi se ne prende cura, a chi gli dà attenzioni, gli dà da mangiare. Certo, non è proprio l'affetto che può dare un animale più normale o più, diciamo, domestico, come un cane, per esempio. O in questo caso due. Però comunque, anche se non sembra, alla fine i camaleonti ripagano l'affetto che gli viene dato con un affetto dato a noi nel loro modo.
Questo per dire appunto semplicemente che una volta dato affetto a un camaleonte, un cane, un essere umano che sia, si riceve affetto indietro, e anche per questo appunto uno dei motivi per cui io e Leo siamo abbastanza simili. Questo video era semplicemente per appunto farvi vivere una giornata insieme a me e insieme a Leo. Per chi si chiedesse perché ho il giubbotto, perché sono ancora un po' raffreddato, per cui dato che fa freddo me lo tengo. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi e lasciate like. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.